Mid ha detto che sta costruendo una nave. Porca miseria, maledetta Mid, ci ha fatto perdere una marea di tempo, una deviazione infinita. Siamo sempre qui su Final Fantasy XVI. Dobbiamo parlare con Otto e forse dopo aver... dopo essere andati a trovare anche Sid al cimitero, può essere che sta Allora, parentesi Clyde, la chiudiamo. tutto bene? Mid ha smesso di mandare mezzo rifugio in giro per i gemelli, no? Assurdo, quella ragazza farebbe di tutto pur di rinviare la visita alla tomba del padre. Ora non ha più scuse, Non proprio. Diceva di avere un'ultima cosa da fare prima. Penso che finirà presto. eh? L'ha detto? Parole sue? Beh, in realtà sì. Clive, sei forse nato ieri per caso? Non c'è nessuna cosa. A quest'ora sarà già quasi nel camper. Mid, posso ancora raggiungerla. Madonna, ma che se ne frega, ma lascia andare, pensiamo alle cose nuove. Porca di quella miseria. Raggiungi la È prua. quello l'aggeggio che Bibio ha aiutato a costruire. Obolus, hai visto Mid? Sì. Su una barca. Stava andando di là. Di là. È troppo tardi. Andate tutti di fretta, eh? Le ho offerto un passaggio, ma non poteva aspettare. Ha pagato per una barca ed è partita. E remando di buona lena. È proprio piena di energie. Comunque, avevo proprio intenzione di venire a cercarti, sai, Clive? Madonna santa, Ho speriamo qui che una esci. lettera per te. Urgente, per di più. Uno degli uomini di tuo zio ha detto di consegnartela di persona, appena sarebbe stato possibile. E ora sei qui. Grazie, Obolus. Ma figurati. Che novità hai, zio? Mio caro ragazzo, il viaggio verso me è stato un vero successo. L'amico di cui ti ho parlato ha accettato di condividere con noi i contenuti di questo baule, ma le sue consapevoli conoscenze di quello che accade nelle città libere, grazie a cui ho preso delle ricerche di una certa tua giovane amica. Sebbene io ritenga che il progetto di Telamon Enterprise sia davvero notevole, dubito che le autorità cavariane accetteranno di buon grado l'uso di inautorizzato dei loro moduli, giustamente per quanto diserti. E se le voci hanno già raggiunto il mio amico, non ci vorrà molto prima che i capigilda giungano a bussare alle nostre porte. Ed ecco il motivo di questa messia: vorrei prendere in prestito il tuo uomo Gav, ma pigliatella, per un paio di lune, ma gratis, affinché tenga d'occhio chiunque possa voler nuocere alla nostra giovane amica, avvertendoci di eventuali attacchi. Confido che considerare questa mia proposta. Certo, zio. Wiener Camver. Beh, qualcuno dovrà tenere d'occhio Mid. Vabbè, dai, meno male, pensavo che lo zio era morto. Cioè, Mid ci ha fatto fare il lavoro sporco e poi è salpata verso il tramonto. Sì, così sembra. Beh, Beh, ormai non possiamo farci nulla. La prossima volta che farai visita a Sid, prova a legarla stretta prima di suggerirle la cosa. non essere così duro con lei. E devo ammettere che alla fine è stato divertente, un bel lavoro di squadra tutti non insieme. hai fatto niente, Un cara. po' come costruire il rifugio. Vero. Comunque, siamo pronti a visitare il vecchio rifugio? Non mi dispiacerebbe andare subito nel camver. Di certo non vorremmo far aspettare Lord Rosfield delle sette casate, vero? Non dopo che ha chiesto personalmente di me. Partirò con Gav. Tu baderai al rifugio. Conta pure su di me, ma porgi i miei omaggi a Sid e agli altri. D'accordo? Oh, a proposito, Jill si unirà a noi. Ha alcune cose da fare, ma ci raggiungerà lì. Spero che almeno lei dica la verità. Sì, bello mio. Aspetta il famoso bacio. Vai, fuggiamo. Retaggio di Sid.
Sai, Sid, ricordo quello che mi hai detto. Che se nessuno ascolta quello che dici, allora tanto vale non dirlo. Ma ti dirò questo, amico mio. Hugo Kupka è morto. La sua ombra non incombe più su di noi. È un peccato che la Fenice non possa essere in due luoghi. Se fosse stata qui, forse avrebbe fatto qualcosa per i morti. Nemmeno la Fenice può riportare in vita i morti. La vita ha sempre un inizio e una fine. Quindi dobbiamo vivere finché possiamo. E non come schiavi dei cristalli, ma uomini liberi. Possiamo unirci a voi? Lady Caron, che bella sorpresa. Ho pensato di fare un salto qui da voi per vedere come stavate prima di andare a fare il rifornimento. Non c'era un gran panorama neanche allora, ma non è mai stato così orribile. Lo so. La piaga sta avanzando. E molto presto temo che il panorama sarà così ovunque. Quindi la nostra missione non cambia. Faremo svanire anche l'ultimo dei cristalli madre e la fame di etere con esso. L'unico rimasto a Ciclonia è Coda di Drago, nel dominio cristallino. Il prossimo bersaglio? Si va a Sponde Gemelle. È la capitale dell'impero attualmente. Non voglio neanche pensare a quanto la staranno sorvegliando. Non che questo vi fermerà, ma vi consiglio di osservarla bene prima di lanciarvi. Sì, ottima idea. Se state andando nel dominio, potete portare questo zoccone con voi. Guts. Oh, scusami, dimentichi che sei l'uomo più ricercato dei regni gemelli. Ho pensato che potreste camuffarvi da assistenti di un mercante itinerante, sempre che tu non abbia idee migliori. Guts, volevi comprare un po' di attrezzi, no? Beh, è la tua occasione. Tu mi lascerai andare con loro? Oh, grazie, Nan! Smettila, mi romperai le ossa, brutto zoticone! C'è una carovana che fa continuamente la spola tra il dominio e il mercato di Boklad. È gestita dalla Gilda dei Mercanti. Mostrate il lasciapassare di Goetz e sarete a posto. Sarà meno rischioso che farvela a piedi lungo la via del cristallo, questo è certo. Grazie, Caron. Mi sa che a Goetz non ce lo portiamo. Benvenuto tra noi, Goetz. Oh, d'accordo. Vado a prendere le mie cose e ci vediamo lì. Allora ci vediamo a Boklad! Lasciami! Oh, le mie povere dita! Jill, vieni con me. D'accordo. Tu, Gav. Mi sto già incamminando, capitano. Sta attento. Lo sono sempre, no? Aia. A me queste frasi mi mettono sempre l'angoscia. Ho già dato per spacciato lo zio. Vogliamo per spacciato pure a Gav? Ci dividiamo pure. Hai visto? Solo uno da solo. Il tuo pupillo si sta trasformando in un gran bel fuorilegge. 2, 3, 1.
Cioè, sei un sì. Ok. Viaggio rapido. E ce ne andiamo. Dal Mecchia orientale. Vai, forza. Tra l'altro non so nemmeno se abbiamo pozioni e quant'altro, però sicuramente le recupereremo. Ritorna la vecchia banda, eh. Speriamo di faccia. Qui missioni secondarie non ne ho fatte, perché obiettivamente. Come ti senti? Meglio. Grazie a Taria. Questa parte è diventata un po' noiosa, vi dico la verità. Dunque, che ne pensi? Che sarà molto difficile uscirne vivi. Vediamo un po'. Davvero? È così brutta? Già. Prevedo un sacco di guai. Un po' troppi per riuscire a gestirli. Magari sti passando facendo. Quindi la strada è pericolosa. Oh, e quest'uomo dall'aspetto impavido? Secondo te lui è all'altezza della situazione? Senza dubbio. Ammesso che voglia ascoltarci. Benvenuto, amico. Io e mio fratello dobbiamo rintracciare il carro smarrito di un mercante. Per caso l'hai visto? Come fa un mercante a perdere un carro? Oh, è un vero codardo. Pensava che stessero per arrivare i goblin ed è scappato, lasciandosi tutto quanto dietro. Ha mandato noi due a cercarlo, ma non c'è. Ora, io non sono un grande genio, ma so riconoscere bene l'opera dei ladri. Mio fratello ha ragione su tutto. E credo che i bastardi siano fermi in attesa alla fine della strada. Okay. Certo, allora, abbiamo visto tanta azione nella vita, ma non siamo così bravi da affrontare un'imboscata. Tu, d'altro canto, sembri proprio uno che non ha paura di mascalzoni da quattro soldi. Che ne dici? Vuoi aiutarci? È probabile che ti attaccheranno comunque. Ma se prometti di aiutarci, almeno riceverai una ricompensa per il disturbo. Vabbè, se devo affrontarli in ogni caso. Sei proprio un tipo con la testa sulle spalle. Meno male che sei passato. Ora, il nostro amico mercante, sperando di fare un sacco di soldi a Boklad, aveva caricato il carro con tutto quello che poteva. Se non troviamo la sua merce, non ci darà il resto della nostra paga. Quindi, mentre ti occupi dei banditi, tieni gli occhi bene aperti. Va bene. Ma non aspettatevi che trascini via da lì il carro da solo. No, no. Lascia a noi il carro. Tu devi solo sistemare i banditi e dirci da che parte si trova. Basta quello. Poi al resto ci pensiamo noi. Vabbè, dai. Non so se fidarmi di loro. Ma se ci sono banditi in giro, meglio occuparti. Veglia, gente! Bene, abbiamo degli ospiti! Ecco i nostri banditi. Ora, Thorgal! È andato?
Mamma mia, la troviamo sotto sotto, eh? Pensavo quasi di morire. Ho cercato sempre di non sprecare. Questi sono a posto. La pozione, vediamo. Adesso. Dove sarà il carro? Non ne avevamo tanto. Aspetta, vediamo se c'è qualcosa qua intorno, no? Che obiettivamente siamo un po' corto. Oh, vai. Sarà un incubo portare via questa roba. Pare proprio che abbiamo trovato l'uomo giusto, eh? Ha trovato il carro e non ha lasciato in piedi neanche un bastardo. Il nostro amico mercante ne sarà entusiasta. E come vorreste fare a tirar fuori di qui la merce? A quello penseremo noi. Non sarebbe giusto costringere un abile guerriero a trasportare cavoli fino al mercato. Hai fatto la tua parte. E non hai altro di cui preoccuparti. Ecco. È stato un piacere. Ora levati di torno. Oh, grazie. Non essere così maleducato, fratello. E se la prossima volta ci servisse di nuovo? Vabbè, tanto da quello che ho capito comunque avremmo dovuto affrontare sta missione, no? Perché era tutta lungo la strada, quindi addio ragazzi. Ed è molto lungo, eh? Però fortunatamente riusciamo sempre più o meno a gestircela bene la situazione. A meno che non abbiamo tipo un deltaplano per buttarci, ma non credo. Bella questa parte. Quindi ecco Zemeckis. La terra degli dèi. Terra di mezzo. Fa più impressione di quanto pensassi. Ricordo che quando ero piccola la sua storia mi affascinava. Tanto tempo fa, un uomo sopraffatto dall'avarizia sfidò gli dèi per ottenere i loro poteri. La battaglia finale si svolse qui, sulle cascate. Almeno così si dice. Se scandaglieranno mai queste profondità, forse potremo scoprire se c'è del vero. Gli dèi emersero come vittoriosi e punirono l'uomo per la sua sfida, scagliando contro di lui due maledizioni. Dominanti e portatori. A dire il vero, per me era strano che i dominanti e gli Eikon fossero come una maledizione. A Rosaria, i dominanti ereditavano il trono. Erano ammirati, celebrati, non derisi. Quando arrivavo a quella parte della storia, pensavo ogni volta che ci fosse un malinteso. Avevi molti libri di storie, vero? Nella tua stanza. Da piccoli. Le vecchie leggende erano le mie preferite. Battaglie tra dei e uomini. Mio padre voleva leggessi il più possibile. Per il bene della mia educazione. Allora eri davvero un bambino come tutti gli altri. Guarda questo posto. Viene da credere alle storie delle leggende. È vero. Siamo vicini a Boklad. La strada si popolerà. Meglio tenere gli occhi aperti. Clive, qualcosa non va? Niente. Niente.
Ma. I rapporti erano veri, padre. Avete dunque ceduto il trono a Olivier. Infatti. L'imperatore Olivier rimetterà in piedi il sacro impero di Sambrec. Come farà a governare un impero? È soltanto un bambino. Sarò il suo consigliere fino alla maggiore età. Padre, vi prego. O finché ne sarò in grado. L'impero che vogliamo costruire ha bisogno di sangue giovane. In questo momento lui è la persona più indicata. Ci sono altre notizie, Dion. Hugo Kupka è morto. E Zanna di Drago distrutta. I pilastri della Repubblica sono caduti. Molto presto lo stendardo imperiale sventolerà su ogni città di Ciclonia. E poi di Valistea. Tutti si piegheranno davanti all'imperatore. Padre, le vostre sono le parole di un tiranno. Le mie sono le parole di un dio. Dell'imperatore che desidero servire. L'incarnazione della somma Grigor. Ah. Torna al tuo campo, Dion, e tieni pronte le forze. È il momento di mostrare al mondo il vero potere di Sambrec. Padre, io vi trovo molto cambiato. È questa la via che volete percorrere? O sono le ambizioni di un altro? Di Ultima, forse. Che assurdità sono queste? Sono le mie parole. Solo e soltanto mie. Anche se devo ringraziare Annabella per avermi ricordato alcune verità sulla natura delle nazioni, dei sovrani e anche del divino. Vi fidate delle parole di una traditrice? Di colei che ha tradito il suo paese e ucciso suo marito? Siete sempre stato un preziosissimo servitore di Sambrec, principe Dion. Confido che continuerete a servire l'imperatore nelle prossime guerre. Il parassita! Fa silenzio, brutto insolente! Tu ti inginocchierai a lui. Il resto è eresia. Sire, perdonatemi. L'udienza è conclusa. Venite, vostra radiosità. Il consorzio di Rowena vi sta attendendo. No, non voglio fare un altro incontro con vecchi stolti. Sono così noiosi. Ho fame, padre. Possiamo pranzare, invece? Vi addolora non ereditare il trono di vostro padre? Ho sofferto di peggio. Consideratevi fortunato. È già un miracolo che un illegittimo come voi sia stato scelto da Bahamut. Vi siete elevato sulle sue ali, ma è meglio che non saliate troppo, se non volete che il vostro sangue impuro macchi il trono.
Che ne sapete voi del mio sangue? C'è qualcuno forse allora? Un traditore? Ma spia, uccellino. Vabbè. Il mercato di Boklad è a nord. Dobbiamo seguire la costa. E andiamo. Mercato di Boklad. Non ci sono cristalli qui. Ci dovremmo incontrare qui con Guts. Un po' di topi. Esatto. Doveva aspettarci qui dopo aver fatto rifornimento. Dovrebbe aver già finito ormai. Vabbè, non è un tipo che passa inosservato, è una bestia. Lasciate che vi aiuti io. Costo poco. Pesche e pere. Lo stanno infastidendo. O si è perso. Meraviglie d'oltremare! Venite tutti qui, ammirate! Signore, forse vi interessa. Quanto? Per una misera crosta di pane? Non troverai prezzi migliori, non oggigiorno. Prova a cercarli se vuoi. L'occupazione illegittima del dominio cristallino da parte dell'impero è attualmente in corso. Solo chi ha affari a sponde gemelle approvati ufficialmente dall'esercito repubblicano potrà attraversare i confini. Chi desidera entrare deve mettersi in fila e preparare i documenti per l'ispezione. Pare non siamo gli unici ansiosi di andarsene. Fanno controlli ovunque. Fate eccezioni? Non per gente come te! Non entreremo senza lasciapassare. Sarà meglio andare a cercare Guts. Non ce la poteva dare a noi, sta cosa. Deve essere da queste parti. Assaggiate le mie pesche! Sono dolci come... Non si trova niente di paragonabile a sponde gemelle. Che miseria, è enorme. Com'è che non lo troviamo? Eccolo qua. Ehi, Guts. Eccoti. Clive, mi dispiace. Non ditelo a Nan. Calmati, Guts. Raccontaci tutto. Il mio lasciapassare non c'è più. Non saliremo senza sulla carovana. Non passeremmo neanche quel cavolo di posto di blocco. Ti ricordi l'ultima volta che l'hai visto? L'avevo in tasca un minuto fa. Poi un bambino mi ha urtato e... Ehi. Non è che forse me l'ha rubato lui, vero? Non mi stupirei. Un mercato così affollato sarà pieno di ladruncoli. Se vogliamo il lasciapassare, dobbiamo trovare questo bambino. Da dove possiamo cominciare? Oh, lo so io! Ho un'amica, Boklad, che potrebbe aiutarci. Nessuno sa che cosa succede da queste parti meglio di lei. Dove la troviamo? È la proprietaria delle carovane scarlatte laggiù. Sull'insegna c'è un ciocobo rosso. Direi di andarci subito. Vabbè. Voi due andate pure. Io voglio essere sicuro che fra la mia roba non manchi altro. Sì. Bene. Vediamoci lì. Era meglio Gab. Mannaggia. Teniamo d'occhio questo ciocobo rosso, allora. E anche i nostri borselli. Vicino al posto di blocco. Poi una volta che abbiamo fatto il bambino, che facciamo? Lo ammazziamo? Come funziona sta cosa? Sparisci dalla mia vista. A che serve una marchiata di... Allora, ciocobo rosso abbiamo detto. Siete qui per una carrozza? No. Sono 10 milioni se volete andare al dominio cristallino. Prendere o lasciare? Non ci interessa. Buona giornata allora. No, aspetta, non andare via, El. Lui è un mio amico. Che mi venga un colpo.
Guts, che cosa stai facendo qui a Boklad? Immagino che Lady Caron non lo sappia. In che razza di guaio sei andato a cacciarti stavolta? Il mio lascia passare. È stato rubato. Da un bambinetto. In nome del... Sei grosso come un molboro. Incredibile. Guts ci ha detto che conosci bene i mercati. Hai idea di quale bambino potrebbe essere stato a rubarlo? Non intendiamo punirlo. Ci serve solo il lascia passare. E poi ci rimettiamo in viaggio. Le gambe. Ci mettiamo in viaggio. Ho capito. Quindi nessuno di voi due possiede un lasciapassare. È intelligente. Non che possiate sembrare mercanti, ma immagino che siate venuti da me per questo, giusto? D'accordo. Non so chi vi abbia rubato il lasciapassare. Ma credo di sapere perché può averlo fatto. Lasciate che vi spieghi. Questa parte non so perché, ma la stanno prendendo proprio di una lentezza abissale. Da quando il pugno ha marciato sul dominio, la Repubblica sta mettendo un freno ai commerci che potrebbero aiutare l'impero più di quanto aiuti noi. Questo significa che i lasciapassare non sono più un modo di snellire le procedure dei viaggiatori. Ora sono uno strumento essenziale per attraversare i confini. Con una domanda che supera l'offerta, sono divenuti un bene prezioso, spingendo così diverse persone a ottenerli in modi ben poco legali. Quindi i bambini rubano i lasciapassare per rivenderli al mercato nero? Sì e no. Su ogni lasciapassare c'è scritto il nome del proprietario. Eppure i nomi delle vittime non compaiono sui registri di coloro che attraversano il posto di blocco. E quindi? Quindi qualcuno sta falsificando i lasciapassare rubati. La stessa persona che sta incoraggiando i bambini a rubarli. Senza dubbio la stessa persona che è il lasciapassare di Guts. Chiunque sia, sta rovinando la vita degli onesti mercanti. È per questo che abbiamo deciso di reagire. Ci darete una mano? Volete il lasciapassare? E noi vogliamo assicurarci che non vengano più rubati. Se scopriamo chi c'è dietro, sarà come prendere due piccioni con una fava. Figuriamoci se ci aiutavano e basta. Un altro modo per raggiungere il dominio cristallino? No. Se non siete con una carovana non vi faranno passare. Quello o... non so... forse dovreste attraversare lo stretto a nuoto. Ok, andiamo a nuoto. Se ci trovaste, le guardie vi scoprirebbero subito e noi non vogliamo essere scoperti, giusto? O troviamo chi ha rubato i lasciapassare, o rinunciamo a entrare nel dominio. Vi aiuteremo. D'accordo. Grazie mille davvero. Non ci siamo presentati. Eloise, al tuo servizio. Clive. Piacere di fare affari con te, Clive. Ok, la prima scatola abbiamo accettata. Il proprietario della falegnameria vicino alla stazione di sosta gestisce le ricerche. Mettiti questa, così saprà che sei un amico. Ok. Ti consiglio di cominciare a parlare con lui. La falegnameria. D'accordo. Parlare. Stiamo un po' troppo intagliando. Allora, stati qua. E sta pure vicino. Nemmeno le pesche, sono dolci come la stessa bambina che vende medicinali. Dovresti venire con me. Nel dominio faremo una... Pesce per tutti! Fresco, sottosale, affumicato! Posso offrirvi... scusa, hai un messaggio da Eloise? Mi ha chiesto di aiutarla. A aiutarvi. A trovare i ladri. Ah, ma davvero? Allora è il caso che ti dica ciò che so. Innanzitutto, non è un'operazione familiare.
Tutti i mercanti dicono che i bambini che li hanno derubati erano sporchi, vestiti di stracci. Devono essere dei ragazzi di strada. Ce ne sono parecchi qui. Orfani di guerra. Forse alcuni, sì. Hai visto i rifugiati che si sono radunati all'ingresso? Sognano tutti un nuovo inizio nel dominio e anche oltre. Alcuni di loro approfittano dell'occasione per liberarsi di fardelli indesiderati. Che vergogna. Chiunque sia dietro ai furti prima o poi dovrà essersi presentato ai bambini. Faremo lo stesso. Potreste iniziare dai bambini qui intorno. Dubito che siano coinvolti nei furti, ma potrebbero sapere qualcosa. Tentar non nuoce. Chiediamo ai bambini, veramente. D'accordo. Interrogare i bambini. Quanto sarà difficile. Ricordi quando metà della gente che passava... Ci budella per il viaggio? Sembra impaurita. Scusami. Cosa vuoi? Io non ho soldi. Tranquilla, non siamo cattivi. Vogliamo solo parlare. Di cosa? Abbiamo saputo che delle persone cattive costringono i bambini come te a rubare i viaggiatori. Dobbiamo sapere chi sono per poterli fermare. Non ne so molto, davvero. Ma il mio amico Onza, lui... ha trovato un lavoro. Pare sia pericoloso. Sembra promettente. Troviamolo e parliamoci. Sai dove potrebbe essere il tuo amico? Credo sia vicino alle tende fuori città. Grazie. Sei stata molto gentile. Non sta qua vicino, eh? Fuori città, basta. Quel grassone è stato un colpo facile. È lui. Potevamo rubargli gli stivali e non l'avrebbe notato. Già, ma dovevamo tenere il lasciapassare. Così ce ne andavamo da questa fogna. Magari sarebbe bello. Se ci scoprono, ci impiccheranno usando le nostre interiora. Davvero, eh? Allora forse potreste presentarci queste persone incantevoli. Cavolo, siamo nei guai! Che facciamo? Fatevi pure prendere, io scappo. Onza, dove stai andando? Fai. Quello era Onza, eh? Jill, resta con questi due. Io inseguo lui. D'accordo. Ma dai. Ma fallo quello dal cane. Torga, la chiappa un attimo. Ma mi devo sarà mettere... lontano. Se devo corri... trovarlo prima dei suoi capi. Papà! Ho fame! Non inseguire un... Per caso è passato un bambino? Ha rubato qualcosa a un mio amico. Ce n'era uno che correva verso il recinto dei Chocobo, ma... Grazie. Ma? Ma chi? Io ma... no? Merda! In trappola! Tranquillo, Onza. Non ti faccio niente. Vorrei solo farti delle domande. Ah, va bene. Tanto non ho scelta. Sto cercando le persone che ti costringono a rubare. Chi sono? Sono le pietre lavorate. Mi hanno detto che mi avrebbero pagato bene in cambio. Sapevo che erano cattivi, ma il pane costa. Prima di lavorare per loro, non potevo permettermelo. Se non ci fossi io, prenderebbero un altro. Uno più facile da comandare. Onza. Quindi l'hai trovato? Jill. Dove sono gli altri? Li tiene d'occhio Eloise. Io e Guts ti cercavamo. Sei... lui! Non ho il tuo lasciapassare, se è ciò che cerchi. Io l'ho dato a loro. Faccio che vuoi, ma non posso riprenderlo. Non voglio farli arrabbiare. Se non fosse per loro, moriremmo tutti di fame. Chi è? Codardi. Non costringerete un altro povero bambino a rubare. Aspetta, non siamo... Lascialo.
Stai sbagliando di grosso. Siamo dalla stessa parte. Non credo proprio. Quella spilla, dimmi dove l'hai presa. Ma... Mastro Tio! Eh? Goetz, che fai con queste persone? A meno che non siate quelli di cui parla mia sorella. Tua sorella? Oh? Ah, dimmi che gli raccontava tutto in breve. Vabbè, meno male, almeno Luis non ci ha detto che ha un fratello. Perché doveva? Mi considera solo uno strumento. Theodore, al vostro servizio. Mi scuso per prima. Theodore, che sai delle pietre lavorate? Sono degli avvoltoi che banchettano a Boklad. Approfittatori. Derubano chi ha ghilla e costringono chi non ne ha a unirsi a loro. Ho indagato sulle loro attività, sperando di evitare ai rifugiati altre sofferenze. Ma sembra che siano più infimi di quanto temessi. Onza è a posto. Non dovete prendervela con lui. Se non avesse lavorato per conto delle pietre, avrebbero trovato un altro poveraccio. Magari in punto di morte. Clive, giusto? E mia sorella ti ha chiesto di porre fine ai borseggi. Vogliamo tutti la stessa cosa. È lenta sta parte, troppo, troppo lenta. Oh, ma dov'è? Quindi? Qual è il piano? Che altro? Le pietre lavorate, annientiamole. Voi recuperate il lasciapassare e io rendo di nuovo sicura Boklad. D'accordo. D'accordo. E andiamo, dai. Mamma mia. Onza. Sai dove sono? Tranquillo. Terremo la bocca chiusa. Vengono in città solo a prendersi lasciapassare. Fuori dai cancelli. Una volta ho provato a seguirli, ma mi hanno visto a metà strada. Volevano impiccarmi. Li impiccheremo noi. Dove sono andati? Ah, sulla strada per la forra di Letni. La forra di Letni. Ok. La forra di Letni è a sud, oltre il campo. Là c'è un accampamento. Quindi magari... Quello sembra forte. Un bottino non male oggi. Sono loro. Alcune delle nostre nuove reclute sono ladruncoli nati. Specialmente i piccoletti. Quell'onza ha mani parecchio leste. Peccato che gliele taglieranno. Ma per ora, vediamo di sfruttarle. Feccia. Forse sono i capi delle pietre lavorate. Non meritano alcuna pietà, Clive. Non pensavo di mostrargliene. Quando vuoi, Theodore. Sono pronto. Ok, cazzo, ragazzi. È quella guardia di Boklad. Forza, ammazziamoli! Hai provato. Io mi faccio pure a questo che sembra... Troppo lento. Male. A me è bello. Oh! Aiutami, bello. Oh! Male. Oh!
bello! Troppo lento. No, porca miseria. Hai perso. Massa fa. Questi erano un po' più forti. Porca miseria. Ci siamo? Sembra che il crimine paghi. Catenine, anelli, borse. Ah, e lascia passare. A decine. Hanno cambiato i nomi? Non ancora. Ne riconosco alcuni. Quello di Goetz è di sicuro qui in mezzo. Non mi rimane che controllarli tutti e restituirli ai proprietari. Diamo la buona notizia a Eloise. Ci puoi pensare tu qui, Theodore. Certo. Menziona pure il ruolo che ho avuto, eh? Non mancherò. Sì, vabbè, ma Pietro li lascia passare. Se gli succede qualcosa a questo, dobbiamo tornare un'altra volta per pigliargli. Madonna santa. Dobbiamo parlare con Elodie. Eloise, Elodie. Ci vediamo al prossimo video. Vai.